Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Safutobu. Riprendiamo Resident Evil esattamente da dove lo avevamo interrotto e adesso con questa stanza abbiamo finito. Dobbiamo tornare nel salone, qui la sala da pranzo e visto che abbiamo ottenuto l'emblema dorato, proverei a metterlo qua. Vai. Ok, si è aperto il meccanismo di questo orologio. Quando i due si saranno trafitti, si aprirà la strada del tuo destino. Sembra che sia possibile ruotare gli ingranaggi dell'orologio. Provare? Sì, ho sbagliato, no. Volevo prima vedere insieme a voi questo quadro, che non a caso rientra nell'inquadratura, perché c'è l'inquadratura che prende sia l'orologio sia questo quadro. Parla l'indovinello di due che si trafiggono, mi viene da pensare a questi due del quadro, vediamo insieme. Un quadro di due cavalieri che combattono. La spada corta è stata infilzata nel tronco di un cavaliere, mentre la spada lunga ha trafitto la testa dell'altro. Quindi, il cavaliere vestito di rosso ha trafitto l'altro nel tronco con lo spadino più corto, l'altro vestito di verde ha trafitto la testa dell'altro con la spada lunga. Spada corta e spada lunga mi fanno pensare alle lancette dell'orologio. Quindi quella delle ore e quella dei minuti. Adesso proviamo a rivedere bene questo orologio. Quando i due si saranno trafitti. Quindi, oltre alle lancette dell'orologio, ci sono anche raffigurate l'emblema. Ci sono raffigurati gli emblemi di spada, scudo, elmo e armatura centrale. Anche qui, corpo centrale, il tronco potrebbe essere l'armatura e la testa, l'elmo. Quindi proviamo adesso a ruotarli. L'ingranaggio piccolo, proviamo a muoverlo a sinistra. Muove la lancetta grande. Continua a ruotare? Sì. Allora, la lancetta grande, se pensiamo che sia appunto la spada più lunga, ha infilzato la testa, quindi muoviamo di nuovo l'ingranaggio piccolo, ma abbiamo sbagliato, lo rimettiamo dove era prima, così va a toccare la testa. Perfetto, adesso sì, muoviamo solo l'ingranaggio grande, proviamo a muoverlo a sinistra, quindi la spada corta nel quadro infilza il tronco, quindi allora, di nuovo ingranaggio grande, di nuovo a sinistra e va a infilzare il corpo centrale, quindi l'armatura. Dovremmo aver finito, non ruotiamo più niente. Eccolo qua. Le 6 precise. E voilà. E cosa abbiamo trovato? Una chiave della villa. Adesso abbiamo una collezione incredibile di chiavi. Esaminiamola un attimo. Non c'è niente insolito da questa parte. Di qua invece, incisione a forma di scudo. Ok. Quindi chiave scudo. Adesso pensiamo un attimo a dove andare. Proviamo a tornare nel salone principale. Adesso, dove abbiamo trovato la mappa del primo piano della villa, forse possiamo aprire. Abbiamo ben tre chiavi. Possiamo provare ad aprire la porta. Intanto di qua non penso si possa ancora aprire questa. E ci vuole, la chiave con l'emblema Elmo. Quindi andiamo di qua.
Era chiusa, proviamo. Chiave spada, vai. Chiave spada è la prima che abbiamo sbloccato. Non c'è nessuno per ora. Un ornamento di classe. Intanto questo tavolinetto lo possiamo spostare. Uè, mi ha fatto prendere un colpo. E prendiamo il pugnale. Ok, quindi abbiamo una piccola collezione di pugnali e taser. Hanno fatto un sacco di quadri, dedicati alla villa. Anche questo forse possiamo spostare. Possiamo spostare forse da quest'altro lato. Ok. Vai col caricatore. Perfetto, adesso abbiamo un sacco di colpi. Andiamo di qua. Dunque, di qua ci siamo già andati? No, non è possibile, non siamo andati di qua. Abbiamo una porta chiusa subito alla nostra destra. Proviamo ad aprirla. Non so se... Aspettiamo un attimo ad aprirla. Vediamo qua. E siamo finiti in un bagnetto. L'acqua funziona ancora. Non si è stato pulito da un bel po'. Qui abbiamo una vasca piena d'acqua. Vai. Togliamo il tappo? Sì. Wow! Ma che cavolo? No, questo si stava facendo il bagno pure. Ma non si fa così. Ehi, attento che si scivola. Guarda là. Aia. questa è una scenetta in più perché non c'era nella versione originale e... Abbiamo un altro pugnale. Ok, quindi direi che abbiamo finito qui. C'era solo questo oggetto da prendere. Wow! Vabbè! Ma quanti siete? Quanti sono? Wow! Ne abbiamo da bruciare qua, eh? Sono entrati tutti da qua. Vabbè. E sì, allora dovremmo poter passare di qua. Dai, tieni, va. Fatti un giro. Ah, ok, siamo ancora... siamo tornati qui. Dovrebbe esserci la stanza per salvare qui. No. Ah, è qua sotto, ok. Va bene, allora qui abbiamo finito il kerosene, abbiamo detto, facciamo un po' di controllo oggetti. Il ribbon lo possiamo posare.
Sì, magari equipaggerei un po' i coltelli piuttosto che... proviamo a tornare adesso indietro. Vai, proviamo, proviamo. Adesso finalmente è sparito. Torniamo nella stanza di prima. C'era ancora una porta che, eccola qua, che non abbiamo aperto. Nuova stanza. Ah, qui c'è un coltello. Vai. Poi, qui sul divano non c'è niente. Quadro non presenta segreti. Qui cosa abbiamo? Il nastro va bene. E qui. Prendere il fucile? Sì. Ecco, abbiamo fatto scattare però il meccanismo. Questo è un fucile funzionante, per fortuna. Ok. Proviamo ad uscire così dalla stanza, vediamo che succede. Aia. Eccola, abbiamo fatto scattare la trappola. Proviamo ad uscire. Ma cavolo. Oh. Niente, torniamo dentro. Infatti è una bella trappolona. Mettiamoci di nuovo il fucile. Ok, abbiamo sbloccato appunto la stanza. Possiamo tornare di nuovo verso... Oi. Torniamo di qua un attimo. No, dove cavolo sono finito? Non era di qua. Ok, giusto, era questa porta qui. Visto che scatta sempre la trappola, facciamo che recuperare il fucile rotto. Il fucile rotto dal baule. Intanto stiamo facendo collezione di nastri e adesso proviamo a tornare di nuovo lì nella stanza. Speriamo che qui la maniglia regga. Ah, cazzo. Allora dobbiamo fare il giro. Bene, che tempismo, eh? Che tempismo.
Forse abbiamo un po' di spazi liberi. Facciamo che entrare di qua anche, va? Visto che prima l'abbiamo lasciata stare questa stanza. Questo è un altro enigma. Maledetto colui che disturba il mio sonno. C'è un interruttore. Non premiamo assolutamente niente. Vediamo qua, sul muro. C'è qualcosa in questa rientranza, ma la grata ti impedisce di afferrarlo. Sopra, cosa abbiamo? Delle raffigurazioni di statue. Quella del cavaliere con lo scudo, con l'ascia. Poi le altre due. Appena siamo entrati, le statue sono uscite fuori dai loro... dai loro angolini. Proviamo a rimetterle dentro, vediamo un po'. Proviamo adesso questa. Ah, ecco. Vai. Perfetto. Ok, mi sa che vanno messe tutte dentro. Poi. Ok, proviamo ancora questa, vai. No. Devo ricordarmi questa cosa fa entrare. No. Proviamo a far entrare prima questa. No. Fregato proprio. Ok. Questa fa rientrare. Ok, e questa adesso fa uscire ancora l'altro. Ok, proviamo prima questa. Allora, stavolta proviamo a muovere questa. Perfetto, sono entrate tutte. Proviamo adesso a premere il pulsante. Sì. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Scatola. Ah, il portagioie. Usciamocene subito da qui, va? Basta. Esaminiamolo. C'è l'immagine del sole e della luna. La targa dice: la luce del sole mi sveglierà. Questo. Ah, abbiamo fatto illuminare una metà del sole. Sì, abbiamo pigiato su questo. Proviamo a pigiare questo. Vai. Perfetto, contiene la maschera. Un'altra di quelle maschere. Questa è senza occhi, naso e bocca. Perfetto, allora, visto che non siamo così lontani, possiamo fare un giro per posizionarla, magari. Siamo di qua. Ok.
Perfetto, intanto si sentono le solite creature. Vai, scendiamo nella cripta, sicuri? Senza paura. Allora, questa era senza occhi, naso, forse era questa qua. Occhi, naso e bocca. Ok. Va bene. Quindi ce ne mancano due. Sperando che lì non si attivi un super mega zombie che sta riposando magari in santa pace. Allora, direi che visto che siamo di qua, possiamo tornare, nella stanza dei corvi, facciamo il giro e dovremmo essere più vicini alla stanza. Dovremmo essere più vicini alla stanza con il fucile da sostituire. Vai. Allora, di là abbiamo la porta con la maniglia rotta, quindi non ci andiamo. Andiamo di qua. Oh cazzo. Via. Perfetto. Allora, intanto lì fuori si sono risvegliati già quegli zombie. Erano 3 o 4, quindi non so se è molto saggio affrontarli così. Visto che ci siamo, prendiamo il fucile. Mettiamogli quello rotto. Ok. Andiamo belli equipaggiati con stile. Perfetto. Vai. Adesso non dovrebbe più attivarsi il meccanismo. Anche se in realtà possiamo anche andarcene senza. Non dobbiamo più tornare da queste parti, quindi. Vediamo un po', fatevi vedere. Tiè. Abbiamo finito? Wow, 2 su 4. Ah, tra l'altro di là, no, dobbiamo ancora tornarci, dobbiamo andare. Abbiamo abbastanza spazi. Se troviamo degli oggetti. Facciamo un primo giro, va, di. Vediamo. Chi c'è qua? Uè. Ah, qua ci sono i cani. Beh, magari non spreco il fucile. Ah, c'è un altro. State lì, eh? Perfetto. No, questa per adesso non la prendiamo. Sì, una possiamo prenderla. Prendiamo anche questo. Sostanza chimica, perfetto, siamo pieni. Allora, non occorre fermarsi, andiamocene via, va? Allora, la sostanza chimica, vediamola un attimo. Perfetto. Ci servirà in quella stanza dove c'era la. Dove c'erano le piante.
Quindi adesso potremmo tornarcene. Dobbiamo tornare però dall'altra parte della villa. No, di qua no. Di qua no, di qua no. Andiamocene di qua. E lasciamolo tranquillo. Per tornare dall'altra parte della villa possiamo fare anche il giro di qua. Perfetto. Poserei a questo punto il fucile e la piantina. Anche se usiamo un attimo qua. Devo ancora trovare qualche porta ad aprire con la prima chiave, quella della spada, perché a un certo punto poi le troviamo tutte, ma sa che ho dimenticato qualcosa. Allora, di qua in fondo. No, non dobbiamo andarci. Dobbiamo proprio andare dall'altro lato dell'altra ala, diciamo, della villa. Vai ancora una volta di qua. Anche se in realtà forse di qua c'era ancora una porta. Eh sì. Abbiamo un paio di spazi liberi, magari riusciamo a raccogliere qualche oggetto. Vediamo un po'. Chiave armatura. Oh, abbiamo aperto tutte le porte con questa chiave. Vai. Uè, chi c'è qua? Questo assolutamente sì. Usciamo ancora di qua. Chi c'è? No, chi è? Lanciagranate, certo. Ah, andiamo ancora oltre. E qui c'è un coltellino però, eh. Eh già. Non c'è altro. Allora, vediamo un po' solo dove sbuchiamo. Che cacchio è? Ebbè? Ah, finito. Allora, recuperiamo queste due piantine. Vai. E vai. Perfetto. Va bene, ragazzi, io mi fermo qui con questo video e vi ringrazio per averlo seguito. E vi do appuntamento con il prossimo episodio della serie. Ciao a tutti!